Oggi parliamo di un argomento interessante sicuramente sia per uomini che per donne. Siamo al Palagin Massarotti a Genova e con me c'è Alessio che ci illustrerà un po' questa palestra. Intanto ti chiedo subito una particolarità che ho trovato solo qui. Ogni istruttore si occupa di tutto, è vero? Assolutamente sì. Qua siamo preparati più o meno ad affrontare tutti i corsi che abbiamo a disposizione. È una cosa molto importante questa, quindi qualsiasi corso, ogni istruttore è capace di farlo. Meraviglioso. Sì. Allora, che corsi ci sono? Allora, abbiamo tanti corsi anche perché qua come obiettivo principale abbiamo appunto sfruttare le sale per i corsi. E abbiamo upper body, che sarebbe la parte alta del corpo, abbiamo gambe glutei, quindi le gambe, parte inferiore, okay. Abbiamo il Pilates, che è tutta una disciplina vertebrale, di allungamento, molto bella. E abbiamo anche la piscina con i corsi di acqua gym, dove sfruttiamo appunto l'acqua, quindi per dare un po' di varietà alle persone, sì. Non solo la parte a terra, anche la parte in acqua. E abbiamo principalmente due sale per i corsi, una verde e una gialla. Le pillole. Le pillole, infatti, nella sala gialla possiamo fare sia i circuiti, dove abbiamo dei macchinari per i circuiti, quindi fai allenamenti a circuito con tutti i vari macchinari, vari esercizi, e poi abbiamo le pillole che sono appunto delle ore dove le persone che vengono hanno la libertà di scegliere un po' l'allenamento che preferiscono, sempre seguendo il planning della palestra e quindi a scelta del cliente. Altri corsi che ci sono, che ti vengono in mente? Vabbè, allora sempre per il Pilates abbiamo Pila Stretch, abbiamo dolci, quindi per le persone anche un po' più anziane la mattina soprattutto, abbiamo la Zumba, la Movida, abbiamo un particolare allenamento che si chiama 360, che è tutto a corpo libero, che bello. Molto carino. Allora, praticamente si arriva da voi e si richiede una scheda, ognuno parlerà delle proprie esigenze e poi siete voi a decidere come instradare la persona in base alle sue necessità, certo. O anche voi decidete di che cosa in realtà può avere bisogno? Ma diciamo che col tempo si può capire assieme alla persona quali sono i suoi obiettivi, le sue necessità. Ovviamente non saranno magari sempre necessità di salute, teniamo anche molto conto della parte psicologica, quindi okay. Di un benessere inteso come a psicofisico. A 360 gradi. Anche perché ci vuole anche quella al giorno d'oggi. Sicuramente negli ambienti dove ci si occupa di benessere della persona l'accoglienza è molto importante. Qui avete dei sorrisi tutti splendidi, quindi invogliate sì, anche a certo, venirci. Certo, sì, perché le persone quando vengono in palestra devono comunque trovarsi in un'area di comfort, devono stare bene e questo li aiuterà sicuramente sia a livello di allenamento ma anche a livello proprio di persona, quindi l'accoglienza, stare bene tutti insieme, divertire le persone è uno degli aspetti fondamentali. Quindi fare fatica però anche essere incoraggiato. Però divertendosi. Giustamente, gli orari della palestra. Allora, gli orari della palestra iniziamo alle 9 del mattino con i corsi fino alle 9 di sera, poi vabbè la palestra tiene aperta anche fino alle 10, la sala pesi e la sala cardio. E in questa palestra qua hai sempre corsi ogni mezz'ora per tutta la giornata, quindi ogni persona in base anche agli impegni lavorativi, quello che è, può venire qua e avere il suo corso. Quindi una palestra alla portata di tutti, per tutti, per tutte le esigenze, per tutte le necessità. Sì. Andiamo a farci un giro e a vedere un po' di corsi, ok? 'Riesce quasi a giocare con la funzionalità e infatti proprio l'elemento gioco e divertimento è fondamentale per noi. Questo invece è il Root Tape, che è un altro attrezzo molto carino che offre varie possibilità, si può usare in tantissimi modi, dal Pilates